Buonasera, siamo qui nella splendida cornice di Villa Minieri con Toni Cercola. Stasera sarà un ospite speciale qui al premio Mia Martini. Il tuo contributo per i giovani ospiti di questa manifestazione? È molto importante i giovani, anche perché io sto per uscire con un progetto che si intitola Talent Scout. Stasera appunto propongo questo gruppo che dal titolo si chiamano i Malacrianza, che faranno un pezzo mio, Babasone, del Festival Bar, rifatto a reggae, rifatto in maniera più giusta. Quindi la mia collocazione stasera è idonea al progetto Mia Martini, la grande Mimì, che ho avuto il piacere di conoscere con quell'avventura che era con me, con Murolo e Gragnaniello. L'ho conosciuto al Cantagiro, è una persona che ha osato su se stessa, una persona vera. Quindi io sono da una parte orgoglioso di partecipare per i giovani e diciamo addolorato piacevolmente, perché la voce di Mimì è eterna e Mimì è sempre con noi, come lo è sempre Pino Daniele. Come si parla ancora di scomparsi, ma scomparsi che sono vivi, più vivi che mai. Quindi Toni, il futuro dei giovani nel ricordo delle grandi star, sì. Contributo di Toni Cercola proprio... È importantissimo, perché bisogna rileggere la storia per andare avanti. Se io non conosco a Garibaldi e a Napoleone non posso andare avanti. I giovani devono imparare a conoscere la storia di 40 anni fa, nel piccolo la nostra storia, che è iniziata con Napoletan Power. Quindi ai giovani diamo, io stasera do un contributo, do un pezzo mio rifatto a reggae addirittura. Vediamo che succede. E poi sono anche, non voglio dire giudice, è una brutta frase, il mio ruolo è anche da consigliere, diciamo, no? Consigliare e dare ai giovani un contributo, dei consigli, un consigliere per i giovani. Giudice è uno solo, Dio, non voglio, è una brutta frase, giudice. Grazie Toni, ti auguriamo una splendida serata. Grazie a voi.